Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Mara Venier e l'addio definitivo. Ha deciso che non lo farà più, la conduttrice ha spiegato tutto nel corso di un'intervista. Arrivare alla veneranda età di 70 anni ed essere ancora ampiamente in grado di gestire un programma difficile che comporta uno sforzo psicofisico molto importante. È questa la magia di Mara Venier, tra le signore della televisione e volto storico del piccolo schermo. Incensare la conduttrice veneta sarebbe fin troppo facile, considerando anche la mole di fan che ha raccolto nel corso della sua carriera. La domenica pomeriggio migliaia di persone hanno una sorta di appuntamento con lei, ed attendono la messa in onda di domenica in attesa di scoprire le sorprese che Mara e gli altri autori del programma hanno riservato per i telespettatori. Mara Venier. Certo, gli ultimi due anni sono stati molto complessi. Non c'è stato soltanto il classico intrattenimento. Le interviste interessanti che sono da sempre un cavallo di battaglia del format di Rai 1. La pandemia è stato il grande argomento di discussione all'interno di Domenica In, tra ospiti illustri che si sono prestati alla causa per spiegare cosa stesse succedendo nel nostro paese ma non solo. Ed oltre alla difficoltà di affrontare tematiche di questo tipo, c'è stato anche dell'altro. I problemi fisici di Mara in questi anni, infatti, non sono stati pochi. Mettici l'età che avanza, ma soprattutto tantissima sfortuna. E così l'infortunio alla gamba a causa di un incidente, e poi anche il problema alla bocca causato da un'operazione andata male. E così abbiamo visto la Venier anche scoppiare in lacrime in diretta, segno non soltanto di grande emotività per la donna veneta ma soprattutto di quella verità di fronte alla telecamera. Il pubblico si è letteralmente innamorato di lei anche per questo. Mara Venier, stavolta la decisione è definitiva, non reciterà più. La sua carriera ha avuto tanti punti di grande notorietà e successo, ma mai come negli ultimi anni c'è stato un tasso di stress molto alto per la conduttrice che di sicuro ha anche pensato di lasciare tutto e chiuderla qui. Non l'ha fatto, zia Mara. Per amore del suo lavoro ed ovviamente per quello che rappresenta anche per tutta l'azienda Rai. C'è, però, qualcosa che la Venier non ha alcuna intenzione di fare nuovamente nella sua vita, recitare. È stata lei stessa che lo ha spiegato nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, non ci penso proprio, anche perché fare cinema è molto faticoso e io sono abituata bene. Ormai, ha spiegato la Venier. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.